The NRS Chinook, with its safety and design, allows me to fish without worry and comfortably throughout the entire day. Buongiorno e buona domenica da Orbetello per la seconda giornata di Branzino The Challenge. Come ieri mattina, anche questa mattina con me Dina Tomezzoli. Buongiorno, ciao Dina. Ben trovato, buon dia. Guarda un po' dove... Ho dimenticato fosse domenica. È domenica, oggi è domenica, buona domenica. Anche a te. Ti vedo a fianco di qualcosa di molto importante. Guarda, cioè questo è il trofeo che andrà al primo classificato di oggi. È una chicca, è una delle peculiarità di Branzino The Challenge perché questo trofeo è artigianale, nato esclusivamente dalle mani di un artigiano che l'ha coniato per noi, è in argento, quindi voglio Bellissimo. Dire ha anche un valore proprio vero, oltre che simbolico ha proprio anche un valore monetario ed è un trofeo bellissimo. Io ho proposto di trattarlo come la Coppa della Champions League, no? Sai che quindi va e poi ritorna, invece no. Però no, noi siamo bravi, poi lo lasciamo al primo classificato, quindi va. Di anno in anno ne abbiamo uno nuovo, però guarda è meraviglioso, e torno a ripetere, è tutto artigianale. Bellissimo. Allora spieghiamo ai nostri amici che ci seguono da casa, insomma gli angler sono in acqua, oggi laguna di Ponente, avremo le immagini sempre live, speriamo, di catture con i nostri Lorenzo Freschi e Andrea Ghirardi che sono sulle barche d'appoggio, però è già arrivato un pescione, ragazzi. Voglio dire, la laguna di Ponente notoriamente è più pescosa, ha qualche difficoltà in più a livello di alghe perché è un pochino più calma, un pochino più tranquilla, è più pescosa. Oggi hanno pescato mi pare già intorno ai 150 pesci, ma alle 9:10 di questa mattina è arrivato quello che adesso detiene il primato di Big Fish, 70,5 cm per Eccolo un qua. Esemplare a dir poco fantastico. C'è una foto catturato da Massimo Leone, ecco qua una foto, ne abbiamo una ancora più bella, non so se ce l'ha la regia, ecco, guarda qua che meraviglia, capito? Complimenti proprio... veramente a Massimo Leone, questo è il Big Fish della giornata ma di tutta la competizione attualmente, ripetiamolo, guardate che bella foto, tienimela Cesare, tienimela, guarda è fantastico, ricordiamo 70,5 cm catch and release, quindi sicuramente già in acqua da un bel posto, pesciotto ad andare in giro da qualche parte, però ecco sono belle soddisfazioni, sono belle emozioni soprattutto, ecco. Dina, io sono sempre collegato con il mio smartphone perché dobbiamo vedere un attimino la classifica, ricordiamolo, la classifica, c'è un link sulla pagina Facebook di Branzino The Challenger, basta scorrere, è qualche post indietro, è stata pubblicata ieri, attenzione abbiamo un pesce in laguna, scusate, fermi tutti, vai. Vediamo le immagini, Cesare mandale pure, eccolo qua. Ecco, vedi che c'è questo scirocco che soffia, che non dà per niente fastidio ai nostri concorrenti, perché se c'è vento loro pescano di più e sono felicissimi. Noi qua un pochino di meno, anche perché ecco, come potete vedere abbiamo messo su la giacca, perché insomma non è che si sta proprio divinamente. Mi sembra un bel pesce, vediamo anche il nostro Marco Aldi che aiuta il concorrente, vediamo. Evidentemente, guarda, ora... sicuramente. Se c'è qualche problema, è intervenuto anche Marco, sembra un bel pesce questo, ragazzi. Sì, guarda, è veramente, veramente grazioso, ecco, guarda, lo stanno vedendo un pochino più nel dettaglio, ci stanno offrendo queste immagini che sono davvero spettacolari. Ecco, ricordiamo che questo è quello che sta succedendo adesso in laguna, quindi siamo proprio in diretta con l'occhio vigile dei nostri operatori che sono, ci stanno seguendo dalle barche dei giudici. Ci sono diverse barche dei giudici, su due ci sono i nostri occhi in laguna per offrirvi queste spettacolari immagini. Guardate che popò di pesciotto che è arrivato in questo istante, davvero molto molto bello. Allora, classifica, dicevamo, in diretta a partire dalle 15, quando sarà chiusa ufficialmente la gara. Adesso ovviamente le rotazioni sono un pochino bloccate, sono un pochino a rilento perché gli aggiornamenti sono continui, però voglio dire, mica potete aver svelato tutto subito, dovete restare con noi per capire poi chi sarà il premiato intorno alle 16:30. Vediamo se riusciamo a vedere la misurazione in diretta. Cesare, rimani un attimo perché adesso il concorrente metterà la spigola sulla tavola, mi sembra un bel pesce, vediamo se Silvio dal desk riesce a vedere qualche immagine. E voi forse dalla regia riuscite a vedere quando fa la misurazione, ce la godiamo in diretta. Dai, vediamo più o meno indicativamente, però ci sembra bello. Noi qua vediamo un pochino in piccolo, dalla regia Silvio mi confermi, potrebbe essere un nuovo Big Fish? No, non arriviamo a quella taglia. Però bello lo stesso, dai, bello lo stesso. Ecco, la misurazione. Adesso arriva l'ufficializzazione, quindi ora sarà preso, sarà misurato, fotografato e entrerà ovviamente nella rosa. Ricordiamo come funziona la classifica, no? È al meglio delle 5 prede sostanzialmente, per cui a parità di taglia di preda se ne considera una soltanto e la somma sarà data dalle 5 migliori prede della giornata di ieri più le 5 migliori prede di oggi. Di conseguenza avremo un vincitore individuale e premieremo i primi tre, terzo, secondo e primo per gli individuali, terzo, secondo e primo per i team, il Big Fish e poi comunque premi sostanziosi per i primi 20 classificati in generale. Continua la misurazione. Ecco, vediamo se riusciamo a far vedere Cesare, se le immagini sono perfette. Ricordiamoci che siamo anche un po' lontani dalla laguna di Levante, noi siamo sulla laguna di Levante con la diretta. Loro sono sulla laguna di Ponente, quindi sono proprio dall'altro lato. E teoricamente, Dina, dovrebbero prendere anche un pochino meno vento nella parte più vicina alla strada, perché sono un po' coperti. Di meno di vento. Forse in fondo alla laguna entra un pochino di più che il vento. Però c'è la riserva naturale, là gli è inibito andare, quindi diciamo che rimangono comunque sotto vento. Il fatto che ci sia vento, vedi com'è increspata l'acqua della laguna, che è molto meno increspata rispetto a quella di Levante, se tu guardi, però comunque dà la possibilità a loro di pescare al meglio perché i pesciotti vengono su, si vedono un pochino meglio. Senti, sono un po' più di alghe di là, però Allora, abbiamo visto che è appena arrivato un grande pesce, stanno uscendo pesci tutti del genere. Però di là, generalmente la leggenda vuole che proprio la laguna di Ponente non solo sia più pescosa, ma che ci siano di grandi taglie, capito? Infatti, quindi la speranza era abbiamo fatto subito il big bass. Andiamo a vedere un attimino la classifica, che c'è già stata una super evoluzione. Perché si sono rimpastate tutte le carte, tutte le carte. Allora, se poi Cesare riesce anche a mandarla in onda, io parto sempre dal 10° posto per quella individuale. Abbiamo Fabiano Bertoi al 10° posto, Jean-François de Caso, scusate, al 9°, Tommaso Pucci all'8°. Mirko Piccioli del Seika al 7°, Gianmarco Verdiani è sceso al 6° posto, era il ragazzo che hai intervistato tu ieri. Il cucciolotto che ieri era tutto entusiasta perché ovviamente era al primo posto, però mai dire mai. È sceso al 6°, ma era molto... Era molto più... Ah, scusate, mi chiedono di fare un refresh perché è già cambiato qualcosa, l'abbiamo detto, Dina, facciamo un refresh. Troppo. E infatti è già cambiato. Vedi? È già cambiato... Allora, ripeto velocemente, Stefano Mainardi adesso al 10° posto di Rapture Galaxy Kayaks, Tommaso Pucci al 9°, Jean-François de Caso all'8°, Mirko Piccioli di Seika al 7°, Marco Lapini al 6°, Davide Sartori al 5°, Matteo Paoletti al 4° di All Captain, Davide Sartori di T3 Distribution, al 3° Massimiliano Birelli, al 2° posto Gianmarco Verdiani e al primo posto di del team macronese che ha intervistato ieri Vincenzo Russo, che era bello carico nelle interviste di ieri. Adesso quindi è primo, se ne va alle Canarie, se è primo, così. Però sono dai ragazzi, forza. Guarda, non sto a elencare tutti i punteggi, ma sono tutti molto vicini, molto vicini. Ma sì, perché... Un'occhiata ai team velocemente, faccio subito un altro refresh. Vai, vai. Vi ricordo la classifica sulla pagina Facebook di Branzino The Challenger. Partiamo con MFP al 10° posto, Bolsena Yachting al 9, Asma all'8, un team Asma, 7° Lampa, Macronesia team al 6° Fiiish Italia al 5° 2KZO al 4° Seika Yak al 3° Massa Ben si conferma nelle alte posizioni al 2° posto, ma Sampei di Massimiliano Birelli e Marco Lapini è passato al 1° attualmente. Anche insomma, qui tutti vicinissimi. Allora io non vorrei dire niente, però è ancora troppo presto, perché siamo più o meno a metà gara e quindi ovviamente i giochi sono ancora tutti da disputarsi, perché basta pochissimo, se la giocano sui 50 centimetri, cioè, o meglio sui 5 centimetri sì e no di differenza, per cui ecco, bisogna assolutamente essere cauti, perché veramente hanno la possibilità di ribaltare completamente tutta la classifica. Mi comunicano, vedo la barca di appoggio in avvicinamento, deve essere che quella di Andrea Ghirardi con Aldo, con Aldi, scusate, con Marco Aldi, ecco, probabilmente vedi, col pesce. Generalmente si avvicinano dalla parte posteriore del kayak. Anche con calma ragazzi, perché con calma, vediamo, perché... forse no. Se battono le mani poi ecco è la fine, capito? Quindi c'è questa azione di pesca che sta andando. E ricordiamo che tutti possono partecipare a Branzino The Challenge, l'importante è ovviamente avere una certa stabilità in kayak. Se poi non hanno il kayak lo possono anche noleggiare qua, e la cosa importantissima è avere più di 14 anni. Oh wow! Eccola qua, un altro bel pesce ragazzi, la laguna di Ponente sta regalando, sta regalando. Soddisfazioni, grazie per averci ci saluta dedicato, ovviamente, anche noi lo salutiamo. Per averci dedicato qualche minuto, perché sono in gara. Hai visto i sorrisi nella faccia dei concorrenti? Cioè, così, sono proprio, capito? Un pesce così. Bene, torniamo un pochino a parlare di territorio, di comune di Orbetello. So che tu le tue interviste non ti fermi mai. Pensavo, pensavo che volessimo vedere le immagini di stamattina, invece va bene, dai, andiamo dall'intervista realizzata e poi torniamo indietro. Vediamo solo un attimo, scusami Dina, si allontana. Sei curioso, Abbiamo un altro il pesce di prima, vediamo un attimino, dai, le misurazioni, guardiamocelo. Dai, guardiamo. Io intanto mentre vanno queste immagini... Ma è andato tu a pescare, ma proprio così a partecipare a qualche gara di questo livello? Gara no, con il servizio guida anni fa sulla laguna di Ponente. Ah, sei andato a vedere come si fa, insomma, sostanzialmente. Qualche bel pesce l'ho preso, assolutamente va bene. Cesare, cosa facciamo? Guardiamo ancora un po' di pesce, sta misurando il concorrente. Stiamo un attimino, su, vediamo se lo libera, magari è bello vedere come vanno in acqua, perché ovviamente è importante sapere che non gli succede proprio niente, sono lì, giocano un po' e anzi aguzzano l'ingegno, perché poi così non vanno più a mordere l'esca, che è un'esca artificiale. Eccolo, guardate, guardate come viene liberato con estrema cautela, viene rimesso in acqua. Eccolo che riparte, è andato, e va più veloce della luce. E voilà, è andato. Va bene Dina, stavamo dicendo le tue interviste, sei stata con Matteo Mittica, consigliere comunale con delega allo sport del comune di Orbetello. Esatto, l'ho incontrato giovedì appena arrivati sostanzialmente, che era una giornata di uno sventolino preoccupante, molto molto di più di oggi, e quindi abbiamo realizzato queste interviste all'interno dell'albergo dove stiamo alloggiando. Il Parco Hotel di Orbetello. Va bene, allora vediamo l'intervista a Matteo Mittica. Matteo Mittica, consigliere comunale con delega allo sport per il comune di Orbetello. Branzino The Challenge è arrivata alla 4ª edizione, cosa significa per questa amministrazione? È una grande gioia perché comunque abbiamo deciso di investire con l'assessore al turismo Ottali in una serie di eventi già 5 anni fa per questo comune, eventi sportivi nei quali abbiamo letto una potenzialità importante per noi, per il turismo, non solo da dal punto di vista sportivo, ma anche come indotto turistico, e il Branzino The Challenge è uno di questi eventi, quindi diciamo dopo il Covid, purtroppo ancora i cui effetti ancora stiamo vivendo, vedere che anche quest'anno si riesce a riavere finalmente il Branzino è una grande gioia, una grande soddisfazione. Ecco, quindi c'è una volontà di un impegno futuro? Assolutamente sì, anzi come sport in realtà sto facendo, come dire, una mia campagna elettorale su quella che poi è l'unica cosa che mi interessa paradossalmente, cioè la possibilità di poter investire molto di più in questi eventi, perché se una cosa l'ho capita in questi 5 anni è che questi eventi sportivi, grandi o piccoli che siano, possono davvero portare a tutto il territorio un beneficio enorme come visibilità, come persone, come turismo, quindi davvero assolutamente il Branzino The Challenge è un quegli eventi sui quali fortemente ho intenzione, abbiamo intenzione come giunta, come amministrazione, di investire nei prossimi anni. È un paesaggio molto particolare quello della laguna di Orbetello, e la pesca in kayak è proprio una peculiarità di questa zona. Assolutamente sì, noi viviamo in una zona di pesca, viviamo in una zona in cui la pesca nelle sue varie estrinsecazioni, diciamo, ha degli aspetti importanti, il kayak sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista diciamo, di pesca è nato, diciamo, qui da noi davvero decine di anni fa, quindi diciamo, si può dire che è quasi nato con la laguna, con l'inizio dello sviluppo delle attività nella laguna, e quindi uno sport come questo sicuramente torna e viene ad essere un po' in quello che è il suo contesto naturale, diciamo, per noi. E grazie a Matteo Mittica. Ecco, Dina, hai visto chi è comparso? Si è materializzato qua, un figuro. Giuseppe Castiglioni di All Captain, benvenuto, grande amico di Branzino The Challenge da anni ormai. Certo, sì, siamo vostri sostenitori oramai da parecchi anni, certo. Sei riuscito ad arrivare anche quest'anno, tutto bene, so qualche piccola difficoltà, ma ci volevi essere, perfetto. Abbiamo fatto un po' di ritardo, ma comunque non potevamo mancare. Assolutamente, anche perché stamattina prima dell'alba ti ho visto pescare qua in laguna d'Ariva. A me non sembra, non lo so. Dovrò provare qualche artificiale. Deve perché è stato un mio un sosia praticamente. Perché ragazzi, ho degli artificiali All Captain che distribuisce. Ecco, volevo chiederti, visto che è anche un team in gara, abbiamo visto che sono anche messi molto bene. Sì, certo. Come dobbiamo chiamarlo il marchio Fiiish? Dove finiscono queste I? Come si pronuncia giusto? Bisogna prolungare un po' la I di Fiiish. Contare fino a 3. Fino a 3, sì. E poi si molla. Perché c'è un motivo dietro queste 3 I. E qual è il motivo delle 3 I? Praticamente è un'abbreviazione dei 3 concetti base che stanno alle spalle dello sviluppo di questi artificiali. Senti, gli artificiali, si è cominciato a pescare con gli artificiali da una decina d'anni, un paio di lustri più o meno, no? Ecco. Sì. Diciamo che la pesca con gli artificiali fa parte della storia della pesca a spini. Ma è cambiata tantissimo. Cioè, ci sono degli artificiali che sono meglio degli originali. Sì, la pesca si è evoluta, ovviamente, come tutte le attività sportive outdoor, ha avuto un'evoluzione nel tempo. Cioè, io mi ricordo gli artificiali una volta sembravano i pesciolini, quelli di plastica che si trovano nelle merendine dei bambini, certo, no? Adesso invece hanno, guarda, anche qui al tatto sono delle cose incredibili. Sì, certo, diciamo che ovviamente come per tutte le attività la tecnica, i materiali, le tecniche produttive si sono evolute, quindi anche il livello di finitura e di realismo degli artificiali è arrivato a un livello estremo. Poi ovviamente ci sono certi tipi di artificiali che in certe condizioni sono più catturanti proprio per la loro struttura. Ecco, insomma, dimmi che pesce vuoi prendere e ti dico che esca a utilizzare più o meno. L'esca siliconica, parlando di Fiiish, ha sempre un qualcosa in più. Che Black Minnow, ragazzi, Black Minnow è un'esca magica. Si è rivelata veramente un assiduo utilizzatore di tutte le misure. Mi piacciono tutte le misure. Senti, come si sceglie quindi un'esca artificiale? Ci si affida alla competenza di chi la vende, oppure bisogna avere una cultura per andarsela a scegliere? Ma sì, certo, la consulenza ovviamente del proprio dettagliante, del proprio negoziante è fondamentale. Adesso siamo nell'era delle vendite online, quindi troviamo anche ogni informazione online per quanto riguarda questo aspetto. Quindi sicuramente sulla base delle informazioni, una base di informazione generale è importante per capire l'approccio. Perdonami Giuseppe, abbiamo un pesce in laguna, Cesare ce lo stava facendo vedere, vediamo se... Eccolo qua, altra bella spigola. C'è il momento del rilascio, guardate che bellino che è, via! Via. Come ieri, anche oggi catturano tanto, molto, molto. Sì, stavo vedendo che il tuo Matteo Paoletti è quarto attualmente. Sì. 500 punti secchi per ora. Sì, ho visto, ieri si sono comportati egregiamente tutti e due, anche Daniele Cittadini. Sì. Quindi sta andando bene sia a livello individuale con Matteo che a livello di team Fiiish. Sì. Ieri a fine della prima giornata erano primi e adesso ovviamente poi le cose cambieranno perché la condizione di pesca è totalmente diversa, quindi vediamo un po', Dina, di là questo vento non arriva, stavamo proprio vedendo... ma perché loro hanno scelto una posizione strategica, cioè lasciano che sia l'acqua a muoversi ma che il vento non muova loro, perché ovviamente sono scaltri, capito? Per cui approfittano del vento per far sì che le catture si muovano nella direzione che vogliono loro e sono sotto vento per evitare il fastidio del vento in presa diretta, perché guarda che stare lì 8 ore fermi e soprattutto rimanere in equilibrio nel kayak, qualcuno ce lo può insegnare, con il vento non è proprio una passeggiata per 7 ore, no? Si devono adattare a una condizione totalmente diversa rispetto a ieri, quindi... Senti, parlavamo di vendite, no? Di vendite di esche, nell'ultimo anno la vendita online ha avuto un picco esponenziale. A voi cos'è cambiato sotto questo punto di vista? Cioè, come vi siete dovuti ingegnare? Reduci da 2 anni ormai di pandemia, certo, abbiamo dovuto escogitare di tutto. Io direi che come settore siamo comunque rimasti un settore privilegiato. Certo, perché soprattutto uno sport individuale con il distanziamento sociale inevitabile. Sì, abbiamo avuto le nostre limitazioni, perché per un lungo periodo comunque non era possibile pescare al di fuori del proprio comune e quindi ovviamente limitava moltissimo le possibilità. Ma meno male siamo una penisola, quindi alla fine tutto sommato... No. Ovviamente ci siamo dovuti adattare ad un tipo di vendita totalmente diverso. Senti, le descrizioni sono dovute essere più dettagliate, ovviamente. Più informazioni, questo oramai è un trend che è da anni. Più informazioni, oramai l'utente recepisce qualsiasi informazione da qualsiasi device, no? Da qualsiasi strumento, quindi l'informazione online è basilare, la comunicazione è altrettanto basilare. Tra l'altro colgo l'occasione per fare i complimenti a tutti perché state facendo un lavoro egregio a livello di comunicazione, però tutto... questi canali social, queste dirette, questo continuo, come posso dire, diffusione, presenza diciamo, esatto, no? È stata fondamentale anche nell'epoca, nel periodo di piena pandemia. E poi ovviamente, come abbiamo detto prima, l'attività outdoor, il distanziamento e quant'altro, siamo rimasti dei privilegiati. Ciò non toglie che comunque abbiamo dovuti tutti affrontare che ci siano state delle defaillanze di fondo, difficoltà, insomma, fortissime. Speriamo che adesso, prego. Concludere con questa, penso che sia la prima manifestazione. Questa questa è proprio la prima. Noi abbiamo chiuso il 2019 con una devastante, per questioni meteorologiche, perché siamo stati testimoni della tempesta perfetta sulla laguna di Orbetello. So benissimo lo stress accumulato da tutti. È stato incredibile, però ecco, abbiamo riaperto, siamo i primi a riaprire dopo praticamente un intero anno di fermo. Quindi speriamo che questo sia doppia ansia per noi. Immagino, però sicuramente sarà un segnale e spero, come speriamo tutti, che sia anche la possibilità di continuare a ritrovarci. Noi ce lo auguriamo, stiamo già riorganizzando quella per il prossimo anno, quindi insomma figurati. Cambia la posizione di Matteo Paoletti, secondo, da terzo a secondo. Bravissimo, ricordiamo del team All Captain, quindi in diretta per ora stanno aumentando. Sono tutti dei ragazzi comunque in gamba, ho visto... Senti, assolutamente, tanti giovani, tanta voglia di condividere, di stare insieme più che di competere. Poi ovviamente la classifica quella cambia in ogni istante, però voglio dire, stare perlomeno, non dico tanto sul podio ma sul palco va bene lo stesso, insomma, sicuramente. Senti, andiamo a vedere un pochino di prodottini che abbiamo visto che hai portato qua, proprio quello che hai portato qui a Branzino. Abbiamo già visto delle immagini prima, partiamo magari, Cesare, dalle esche, che abbiamo parlato di Fiiish. Adesso magari le recupera, perché noi vediamo anche un'altra camera sulla laguna, forse c'era una cattura, quindi possiamo vedere le esche, eccole qua, distribuite da All Captain. Prego, Giuseppe. È la novità di Fiiish. Il Mad Digger è un prodotto che comunque è già stato lanciato un paio d'anni fa, sì, e adesso, già dall'anno scorso, ma purtroppo con i ritardi dovuti a sempre la solita problematica, adesso è disponibile anche nella versione piccola da 6,5 cm, grammature molto leggere. L'abbiamo portato in questa occasione perché si sa che in laguna si pesca sempre molto leggero, quindi 2, 4 e 6 grammi, disponibile come per tutte le esche Fiiish, sia come combo, cioè l'esca già montata col corpo di ricambio, o solo i corpi, solo le teste. Però questa è un'esca che si stacca totalmente dal concetto del Black Minnow, cioè l'esca, la jig-head snodata con l'amo nascosto che rimane, ne fa sempre da padrone. Mentre hard bait, e invece qua, come hard bait abbiamo presentato i Pacinco, che è un'esca anche questa mitica, non è una novità, è un'esca che comunque tra le esche top water si distingue proprio, siamo passati alla live target, comunque il Pacinco si distingue proprio per capacità balistica e anche azione in acqua. E Live Target invece, che è un'azienda americana che produce esche dal realismo, se si può dire il termine giusto, ma comunque molto realistiche, e hanno dei principi produttivi eccezionali che rendono l'esca veramente molto reale, sia per quanto riguarda i colori che per quanto riguarda il tatto anche, no? Quindi veramente è stupefacente. Sì, sì, alcune soft bait sono particolarmente adatte, ma qui si parla più di hard bait con delle colorazioni e delle serigrafie che riproducono anche branchi di pesci, c'è la serie Bite Ball che... E poi anche canne avete portato... Sì, abbiamo portato la nostra collezione completa di Favorite, è un marchio che abbiamo scoperto da 4-5 anni, che ci sta dando veramente delle incredibili soddisfazioni, più che altro perché è un'azienda giovane, pensate, è un'azienda ucraina, quindi vivono l'entusiasmo del nuovo capitalismo, se possiamo dire, no? E quindi sono attenti, amano l'Italia, quindi sono attenti anche a tutte le nostre richieste, e abbiamo visto l'Aixuno che si chiama Special Italia Offset, che hanno sviluppato proprio in collaborazione col nostro team e che adesso lanceremo anche nelle versioni più leggere. Sono canne sui 7 piedi e 2, 7 piedi e 3, fino ad arrivare ai 7 piedi e 8, e adesso copriremo anche le grammature più leggere, appunto. Perfetto. La pesca, un bel resoconto totale, sì, perfetto. Abbiamo... Dai, ultima battuta, bellissimo, guarda un po', bellissimo, sì, veramente un trofeo prestigioso, dai, speriamo di poterlo mettere in bacheca. Guarda, vogliamo la foto della bacheca, ok? No, ci mancherebbe, però sicuramente se lo accaparrerà il migliore, il più bravo. Sicuramente è il migliore. Anche se, come dicevo, penso che per tutti l'obiettivo più importante è stare insieme, no? Condividere. Ancora immagini live dalla nostra... Guarda come pagaia, vedi come si va con questo po' di vento. Poi dicono che la pesca è uno sport statico e noioso, no? Bisognerebbe diffondere di più queste tecniche. Sta a noi, sta a noi comunicare meglio. Speriamo di provarci. No, ma in generale come settore, no? Far capire che la pesca è anche uno sport... Anzi, forse anche, vorrei dire, soprattutto uno sport per i giovani, che li distanzia un po', no? li crea aggregazione, anche se adesso sembra un termine però pericoloso, quasi però in disuso, li stacca poi da altri tipi di... Diciamo che li avvicina moltissimo a quella che è la natura, e che li avvicina moltissimo ad un contatto un pochino diverso rispetto ai vari giochi online che la stanno... Sì, esatto, come settore dobbiamo essere capaci molto dipendenti, insomma, no? Ecco, sfruttare i social per far capire anche che la pesca è soprattutto questo. Va bene. Volevo chiedere in regia, abbiamo per caso un pesce come siamo in laguna? Se no mando un po' di pubblicità, che qua bisogna fatturare, se no Silvio Smagna mi insegue anche in Sardegna. Okay? È lì tutto col fucile puntato. È col fucile puntato, ride ma è col fucile puntato. Perfetto, allora mandiamo un attimo di pubblicità e salutiamo ovviamente Giuseppe, gli lasciamo le tue mansioni. Grazie mille per essere qua con noi. Quindi un po' di pubblicità e poi ci vediamo subito qui. The NRS Chinook, with its safety and design, allows me to fish without worry and comfortably throughout the entire day. Rieccoci qui in diretta live, allora direttissimi Dina, proprio, sì. Io direi, siccome siamo partiti sparati il trofeo, pesci che arrivavano, il big fish, i pesci, la diretta sulla laguna, il vento di Scirocco, ma vogliamo vedere com'è cominciata questa mattinata? Infatti. Allora, io ero qua che ancora doveva sorgere il sole, ho visto un pezzettino di aurora e poi abbiamo visto albeggiare, ma guardiamo insieme un attimo i preparativi di questa giornata e li commentiamo un attimo insieme. Allora, se il nostro Cesare ce li manda, e facciamo vedere che cosa è successo. Praticamente alle 6:30 già i primi concorrenti con i loro kayak erano posizionati. Qua vedete che già il sole è sorto, quindi siamo intorno alle 7:15 di questa mattina. Vedete, il drone era uscito perché il vento di Scirocco si stava cominciando ad alzare e non era proprio fortissimo, e i nostri kayak hanno cominciato a prendere il largo, quindi si stavano spostando dall'aleggio della laguna di Levante, vedi, sono ancora attraccati, sì. e stanno ovviamente per mettersi in acqua. È bellissima questa situazione, perché eccole qua. C'è come una sorta di rituale, no? Tutti sì. Insieme si posizionano in un punto della laguna di Levante per imboccare il canale, questo canale, sì. Guidati dalla barca pilota di uno dei giudici di gara e chiusi da un'altra barca di un altro giudice di gara, affrontano tutto il canale. Questa traversata costa, diciamo, ai nostri concorrenti qualcosa come 25 minuti o di pagaiata o di pedalata, per cui arrivano dall'altro lato che già sono abbastanza provati, devo dire. Assolutamente sì. Ecco, sbucano in una maniera bellissima ed entusiasmante dall'altra parte del canale. Ecco, guardate, passano sotto il primo ponte, poi passeranno sotto un secondo ponte, ed è veramente molto sì. Bello e suggestivo, perché si vedono più di 100 kayak tutti colorati, completamente attrezzati. Ecco, l'altra caratteristica è che hanno dovuto tutti abbassare le attrezzature, perché per passare sotto i ponti certo. Si sono dovuti adeguare all'altezza del ponte. Dopodiché sono arrivati in laguna dall'altro lato. Dovremmo avere le immagini, sì, sì, le immagini di quando sono arrivati dall'altra parte, e quando sono arrivati dall'altra parte si sono seminati, diciamo, vicino a quella che era la linea di partenza per quanto riguarda questa giornata. Linea di partenza che è stata scandita dalla tromba, dal caratteristico suono della tromba. Alle 8 in punto. È proprio un rito questo, tu l'hai raccontato molto bene, è un rito. Questo canale che taglia il paese in due. Sì, è bellissimo perché anche gli orbetellani si affacciano, perché voglio dire, sono abituati a vedere i kayak che pescano in laguna o comunque pescatori che pescano in laguna, sì. Ma vederli tutti così concentrati, tutti che camminano, belli, allineati, che scherzano, ma soprattutto questa macchia di colori, perché ricordiamo che sono di colori diversissimi, dal giallo all'arancio, ci sono veramente tutti i colori, ed è veramente bello vederli così prendere il largo. Poi ognuno, come vedi, sì. Si posiziona, ecco qua sono ancora prima della partenza, stanno uscendo dal canale e si posizionano più o meno vicino alla barca del giudice di gara che poi darà l'avvio, no? Poi si seminano nella laguna. Quella parte di laguna ha un'area protetta, quindi sì, a loro è inibita come zona di pesca, per cui pescano nella parte autorizzata e ognuno sceglie il posto più strategico e là bisogna essere bravi, perché l'abilità sta proprio nel leggere l'acqua, no? Perfetto, hai perfettamente descritto quello che è questo passaggio, il passaggio della domenica mattina dalla laguna di Levante a quella di Ponente, in tutte le caratteristiche. Noi con le immagini, grazie a Lorenzo Freschi, Andrea Ghirardi, a Cesare Donati alla regia che fa anche i montaggi, e quindi abbiamo visto tutto questo. Torniamo live in laguna? Sì, siamo in laguna adesso. Perfetto, abbiamo un pesce. Guarda com'è crespa la laguna, sì, perché c'è questo vento che non è mica micio micio. Guarda. Sì, è cresciuto, ricordiamo il vento intorno alle 9:30, forse era già cresciuto. Sì. Diciamo che il massimo dell'apice, delle previsioni meteo che abbiamo, dovrebbe essere intorno alle 12:30 e poi dovrebbe cominciare a scendere un pochino, ma rimane sempre abbastanza sostenuto, quindi questo favorisce la gara. Altro pesce, eccolo qua, quindi classifica se bello, bellino, una bella spigola, misurazione, poi via. Al meglio delle 5 catture, ricordiamolo, quindi loro comunque pescano in classifica, poi chi si collegherà con il sito e con la pagina Facebook potrà vedere le ultime 5 catture, quelle che determinano poi la classifica, ma nella storia di ognuno dei concorrenti poi ci saranno tutti i pesci pescati all'interno della manifestazione. Assolutamente. Fammi ricordare, Dina, tutti i nostri sponsor, intanto ricordiamoli perché è grazie a loro che possiamo anche quest'anno in particolar modo, grazie a loro che hanno creduto in noi, che hanno aspettato un intero anno e non hanno ritirato le loro posizioni, quindi grazie veramente per essere stati solidali con noi in questo frangente e quindi grazie per aver reso possibile tutta questa splendida manifestazione quest'anno e speriamo anche il prossimo. E io li ringrazio subito partendo dagli sponsor partner con Tubertini, Galaxy Kayaks, Ozon Kayak, Bolsena Yachting, T3 Distribution, All Captain, Cogitech BKK, Garmin, NRS, Fish Action, Real Blasa, scusate, Arco Sound Fishing Lodge e Birra Menabrea. Poi abbiamo i media partner con TV9, Radio Show Italia, Lazio TV, per Branzino Live la trasmissione e le dirette streaming grazie a Sardinian Life, la carta stampata con la pesca mosca spinning, Scale Magazine e online con Pescare Online e infine gli special partner con la cooperativa dei pescatori di Orbetello e Welcome Maremma. Eccoli qua, grande squadra. Io volevo ringraziare anche tutti gli altri media partner, sia della carta stampata che web, che le radio, che le tv che ci hanno seguito, quindi a parte i nostri media partner noi abbiamo il Giunco, Maremma News, Radio Grosseto, La Nazione, che comunque ci credono e che magari l'anno prossimo speriamo di abbracciare con noi e di portarceli dentro come ulteriori media partner. Attenzione, cambia classifica, Gianmarco Verdiani che era primo di ieri ha oggi avuto delle difficoltà all'inizio ma adesso torna provvisoriamente al terzo posto, sempre stabile Matteo Paoletti al secondo e Vincenzo Russo al primo, quindi abbiamo un... Gianmarco Verdiani Russo, che ha aumentato loro stabili il primo e il secondo posto, però Gianmarco si è rifatto sotto, il ragazzo giovane si è rifatto sotto. Dice, la fortuna del principiante, perché ricordiamo che Gianmarco è per la sua primissima volta in assoluto su questo kayak e su questa laguna, quindi insomma bravo veramente, ma soprattutto con un'emozione e una trepidazione che ti fa proprio venire voglia di andarlo a provare questo sport. Terzo posto 2KZO nella team rank, quindi ha fatto un salto anche questo team di Jean-François de Caso e Lucas De Caso, un bel salto, e sono arrivati al terzo posto, sempre Sampei e Massa Ben rispettivamente primi e secondi. Bene, abbiamo parlato di Welcome Maremma, nostro sponsor special partner, Orbetello in Maremma, c'è anche la Maremma. Tu ci hai sono intervistato tanti prodotti. Io ho intervistato il nuovo presidente, lui Perfetto. È il neo presidente del consorzio di Welcome Maremma, è un consorzio di promozione turistica territoriale, funziona benissimo e hanno sotto la loro ala protettrice tutte quelle che sono le produzioni e gli indotti della Maremma, Fantastico. Che non è solo laguna ma è anche altro, ed è proprio questo che gli ho chiesto, sai, gli ho chiesto allora, mica solo laguna. Andiamo a vederci l'intervista? Esatto. Ok, dalla regia Cesare l'intervista di Dina a Andrea Ciampana, presidente di Welcome Maremma. Andrea Ciampana, presidente del consorzio di promozione turistica Welcome Maremma. In Maremma non c'è solo la laguna, cosa possono vedere i concorrenti di Branzino The Challenge e le famiglie? Anzitutto buonasera, sì è vero, la Maremma è la laguna di Orbetello ma molto altro, la costa stessa è molto ampia, molto varia, offre delle spiagge molto lunghe, offre mare cristallino, nel comune d'Orbetello, il comune d'Orbetello fa praticamente poi binomio anche con quello di Monte Argentario, la zona è molto legata e da non sottovalutare anche l'entroterra, dove si trova storia, archeologia, acque termali e ovunque si vada enogastronomia con le lettere maiuscole tutte. Ecco, noi là volevamo arrivare, proprio all'enogastronomia. Allora, cosa c'è di buono da mangiare e cosa c'è di spettacolare da bere? Le eccellenze nel campo del vino, dell'olio, nella produzione di formaggi sono, ormai non si contano neanche più, ne abbiamo veramente tantissime, sono tutte note di eccellenza. Per quanto riguarda la tavola, quando si pensa alla Maremma si pensa subito alla carne, non pensando che comunque noi siamo, il nostro è un comune costiero, quindi abbiamo sì una grande tradizione di cacciagione, di pastorizia, ma qui abbiamo la fortuna di avere anche la doppia tradizione, cioè quella della pesca, e quindi riusciamo a offrire ai nostri ospiti, a chi ci viene a visitare, degli ottimi piatti con qualsiasi tipo di prodotto, dal mare alla terra. Ecco, viste le caratteristiche del clima, anche dell'ottimo vino, ma anche a birra non si scherza. Direi di no, ci sono molti produttori di birra artigianale ottimi, io personalmente ne sto scoprendo svariati ultimamente, quindi anche per gli amanti della birra veniteci a trovare perché c'è da divertirsi. Grazie ad Andrea Ciampana allora, e benvenuto a Giorgio Baccherini di Cogitech BKK. Scusa ma mi si è attaccata la lingua al palato. Grazie, grazie a voi. Un po' di sabbia. Grazie a voi dell'ospitalità. benvenuto. Allora qui sei fondamentalmente con il marchio BKK. Sì. Io sono venuto prima a dare un'occhiata anche ieri al vostro stand, dei prodotti veramente fantastici, insomma. Volevo partire subito dai prodotti perché li ho visti. Sì. Cogitech è un'azienda appunto che è un importatore, distribuisce per l'Italia molti marchi in esclusiva, e qui abbiamo puntato, diciamo, sul marchio BKK, che sicuramente è uno di quelli che ci sta dando più soddisfazioni. Per fare una breve storia, diciamo, del marchio, è un marchio che ha più di 160 anni di storia. Nasce dalla famiglia Zhang nel 1560, mi pare. Ecco, sai, questo mi affascina sempre molto, no? Perché le tecniche della pesca hanno subito un'evoluzione pazzesca negli ultimi anni. E quindi come è cambiato? Cioè, se noi dovessimo disegnare una sorta di museo della storia dell'azienda che nasce 2 secoli fa sostanzialmente, no? Sì, diciamo che appunto, intanto mi correggo, nel 1856, perché sennò, diventava un po' troppo anziano come brand. Diciamo che nella fattispecie l'amo da pesca e l'ancoretta, no? E anche l'accessorio, appunto, più di 100. Sono cambiati di 100... sia come peso che come tipo di materiale scelto, no? Sì, assolutamente, diciamo, nel tempo, fin dalla loro nascita, questa azienda, che tra le altre cose è la più grande in Cina, l'azienda produttrice di ami e ancorette più grande della Cina, si parla di più di 800 dipendenti, ecco, perciò è un colosso, sì, è un colosso. Nello studio e nello sviluppo dei prodotti chiaramente va di pari passo con la nascita con l'ampliamento tecnologico dei materiali, perciò le finiture, i tipi di curvature, i materiali. Ecco, noi prima dicevamo, no, che per ogni tipo di pesce che si vuole prendere c'è un tipo di esca, un tipo di amo da scegliere. Ma varia anche, diciamo, il territorio da dove si va a pesca, no? Nel senso che dipende dal tipo di acqua che si sceglie. Assolutamente, sì. Parlando appunto di un accessorio che va di consumo, nel senso che va usato per catturare il pesce, diciamo, è la parte terminale, certo, no? È la parte finale, conclusiva della pescata, nel senso che il pesce rimane attaccato poi all'amo o all'ancoretta del nostro artificiale. Certo. Perciò diciamo che è fondamentale, è, no? Fondamentale. E va di per sé che chiaramente viene usato in tutte le acque e per tutte le tecniche di pesca. E per questo col tempo sono stati sviluppati forme e rifiniture adatte per tutti i paesi del mondo, per tutte le acque, per tutti i tipi di... Mi fa strano che un amo possa seguire la moda, ma di questo stiamo parlando. È anche vero, è vero, anche la moda, sì, sicuramente, anche la moda legata magari all'andamento del gradimento delle tecniche di pesca. Per esempio ultimamente, cioè, l'abbiamo portato qua tra le novità, è molto in voga l'uso di microami, micro jighead, no? Per fare una micropesca che appunto si chiama light game, proprio perché viene praticata con l'ausilio di attrezzatura leggera, ai limiti proprio della rottura di alcuni componenti, proprio per ampliare la sportività della pesca. Quindi bisogna proprio essere abilissimi, perché basta un niente per rimanere con un pugno d'aria in mare. Assolutamente sì, al tempo stesso questa pesca è tarata per determinati tipi di pesci, nel senso che chiaramente non puoi andare a insidiare pesca di tonni, un tonno, voglio dire, una spigola, ma già anche una spigola magari con un'attrezzatura magari che è rivolta veramente ai pesci piccoli, molto molto piccoli. Torniamo in laguna, quando sei arrivato? Siamo arrivati l'altro ieri, quando appunto c'era da allestire lo stand, e noi qui veniamo sempre molto volentieri a fare i nostri test, conosciamo bene il posto, è il primo anno che partecipiamo come sponsor al Branzino con entusiasmo, e insomma siamo molto contenti perché è veramente una bella manifestazione, devo farvi complimenti anche perché... Grazie, non volevo che tu ci lodassi così, però cosa ti è piaciuto di più, visto che è il primo anno che arrivi, no? Quindi ti sei trovato comunque in un ambiente nuovo, in un ambiente anche con dei marchi consolidati, delle persone che sono qua praticamente da sempre, quindi ci sono stati gli affezionados, quelli che sono cresciuti insieme a Branzino e che l'hanno visto evolversi, e tu che arrivi da ultimo. Sì, allora, come dicevo prima, non è per piacere, ma sicuramente ho trovato una grande professionalità da tutti voi dello staff, e una cosa curata nei minimi particolari, che sicuramente fa bene al mondo della pesca, fa bene a tutti, perché insomma poter mostrare un avvenimento, un tipo di pesca nella maniera giusta come state facendo voi, sicuramente contribuisce a, insomma, a far vedere le cose come vanno fatte vedere. Scusate, solo un aggiornamento, abbiamo così, pesce, no? In laguna, scusate, ecco, guardiamo un attimo questo, poi ti faccio una domanda. Le nostre immagini live, è successo? Resta pronto. Non è un pesce, è caduto una bottiglia. No, è caduto acqua. Non era uno scarpone, già era una cosa positiva. che poteva anche esserci una bella scarpa. Scusate, che stavo guardando la classifica perché era cambiata. E una bottiglia d'acqua di plastica è stata raccolta dalla nostra barca d'appoggio, perché la laguna si lascia pulita, e non solo la laguna. Scusate, stavo guardando la classifica. Vedendoli partire tutti così equipaggiati, entusiasti, non ti è venuta voglia di andare a gareggiare? Ma allora devo dire, per onor del vero, io non sono mai andato a fare pesca in kayak, è una cosa sicuramente affascinante che mi piacerebbe provare. Sicuramente la voglia c'è, non solo di andare a pesca in kayak, ma anche magari lanciare solo qualche volta qui da terra, perché chiaramente è un... Insomma, è un ambiente molto bello e ricco di pesce, anche se non è scontato, non è facile come tanti dicono. Come si può pensare. Come la pensa che noi nelle altre edizioni, e questa purtroppo no, e manco te lo sto a dire perché purtroppo no, davamo proprio delle lezioni per andare sul kayak, e venivano ragazzini a partire dai 14 anni in su, ma anche persone grandi, anche tante ragazze, proprio per provare ad andare in kayak e per accennare uno scorcio di pesca. Quindi gli facevamo questa guida assistita, una cosa molto bella. Sono appassionati, quindi magari l'anno prossimo, se riusciamo a ripristinare il tutto, magari magari proverò anch'io sicuramente. Scusate, abbiamo un'altra foto del Big Fish, confermatemi se è sempre quello che abbiamo mandato all'inizio o è un nuovo Big Fish? Ma non lo so, guarda, il video, scusate, il video, vedevo la foto, eccolo qua. Che bel pesce. È un altro, no? Questo è, ricordo, l'attuale Big Fish di adesso. Certo, l'unico Big Fish, l'ho segnato qua, di Massimo Leone, 70,5 centimetri. Eccolo qua. Lui non riesco a vedere. Prima vi abbiamo fatto vedere la foto, adesso vi facciamo vedere anche un video. Bel pesce, bello, sì, sì. È un bel pesce, sicuramente in classifica. Peserà, sicuramente. Vedi la faccia provata di quando lo tiene sollevato. Ma sicuramente dal kayak poi mi immagino che, insomma, anche il combattimento di un pesce del genere, essendo poi a livello dell'acqua, perché vedo che lui pesca da seduto, nel senso che ho visto che ci sono dei modelli di kayak che ti permettono anche di stare in piedi, no? Però altri magari no. E insomma, un pesce così, a combatterlo deve essere molto molto divertente, oltre magari sempre la paura di poterlo slamare, eccetera. Eccolo che se ne va, ovviamente va via e non si farà riprendere, perché ovviamente no, certo, una volta preso dirà sicuramente certo che no. Bene, abbiamo altre immagini dalla laguna, vediamo, no, per ora no, quindi abbiamo sempre, ricordo, i nostri operatori, Andrea e Lorenzo, per le immagini in diretta, eccoli qua. C'è un attimo di pausa, erano un attimino seduti, ci vuole. Oggi è una bella giornata di quelle sventoline che sicuramente, noi torniamo a ripeterlo, fa molto bene ai nostri concorrenti. Sì, assolutamente. Sì. Loro sì, noi magari un pochino meno, perché ci volano banner, carta, tutto, quindi siamo provati per correre dietro a tutte queste cose. Però siamo molto soddisfatti perché questa giornata sta andando verso il meglio, insomma, anche le previsioni meteo sono abbastanza favorevoli. Siamo in fibrillazione per la classifica. Tu fai il per qualcuno in particolare? Ma a dire il vero no, per questa edizione particolare no, perché per una serie di circostanze non abbiamo nessuno appartenente dei nostri team però presente. In realtà però simpateggi per qualcuno, ti piace qualcuno in particolare, vorresti che sul podio salisse qualcuno? Ma ti direi di no, guarda, cioè, sono te la stai godendo, assolutamente super parte, se no per quello non vinca il migliore, chi se lo merita. Fatemi dare un aggiornamento per il prossimo anno, spero di poter portare qualcuno. Aspetta un attimo con l'aggiornamento, che così tanto si aggiorna via via, che tanto vedo che si continua a aggiornare qua, vedi. Branzino, una delle caratteristiche di Branzino The Channel è anche il montepremi. Abbiamo un montepremi che quest'anno supera i 17.000 euro, grazie proprio alla generosità di tutti voi sponsor e partner, perché continuava ad arrivare materiale e quindi abbiamo veramente un plafond di premi ricchissimo. In tutti i comunicati stampa è uscito 15.000, ma facendo i conti con il pallottoliere abbiamo superato i 17.000 euro. Accidenti. Non è una cosa usuale per una competizione. Assolutamente, diciamo che ci sono poche manifestazioni che hanno un montepremi del genere. Sicuramente anche in altri tipi di tecniche, insomma, non se ne sente parlare spesso di un montepremi così. Diciamo rimane abbastanza appetibile, no? Assolutamente, sì, assolutamente. Ecco, io vorrei penso proprio buttare l'occhio sul nostro trofeo. Bellissimo. Artigianale in argento fatto a mano, coniato apposta per noi, quindi solo noi ce l'abbiamo così. È vero, ecco, no? Vero, veramente bello. Ecco, ha un valore oltre che economico anche simbolico, no? Che significa ad esempio per un pescatore fregiarsi di un trofeo del genere? Beh, significa innanzitutto aver vinto una manifestazione del genere, perciò è una cosa unica nel panorama, diciamo, della pesca in kayak in Italia. Poi insomma la vostra è una gara internazionale e ho visto insomma atleti dalla Spagna. Vengono Stati Uniti, Isole Spagna, Canarie. Isole Canarie, sì. Francia, quindi insomma sì. In e bisogna poi considerare il contesto, il contesto dove magari ci può essere qualcuno che si fa sempre giustamente anche degli scrupoli nel viaggiare, nello spostarsi. Perciò penso che insomma in definitiva che sia una manifestazione che può solo migliorare a livello di partecipanti, ecco, speriamo, di crescere il numero di partecipanti. Sì, sicuramente sì. Sempre incrementate anche in questi anni. Aggiorniamo, sì, perché c'è stato un cambiamento, aspetta che faccio un altro refresh, perché non si sa mai. No, confermato, Massimiliano Birelli passa al secondo posto attualmente, scalza un attimino Matteo Paoletti che torna in terza posizione. Sempre stabile Vincenzo Russo al primo posto, ma veramente... Io leggo tutti i punteggi, sono ancorato al primo posto. Non è cambiato nulla invece in quella dei team che avevo detto prima, sempre Sampei primo, secondo Massa Ben e terzo 2KZO, quarto Fiiish Italia, quindi siamo sempre lì, ecco, però i punteggi aumentano, certo. Vuol dire che stanno arrivando pesci. Ricordiamo che gli aggiornamenti della classifica li potete avere solamente qua con noi, quindi rimanete incollati alle dirette Facebook. Per quanto riguarda invece la fruibilità per tutti della classifica, a partire dalle 15, quando la gara sarà ufficialmente chiusa. Assolutamente sì. Senti Giorgio, grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Noi abbiamo un contributo di un tuo collega di Bolsena Yachting che vedi, al posto che stare come te qua sotto a lavorare duro, lui sta pescando. Allora l'abbiamo intervistato prima, è andata la nostra Dina ovviamente. Bene, bene. E quindi lo farai così anche tu l'anno prossimo, tornerai qua a parlare con noi. Ce la metterò tutta. Per andare a pesca. Andare a pesca. Ok, grazie mille veramente Giorgio. Grazie a voi, grazie a voi dell'ospitalità. Mandiamo il contributo di Dina con appunto Federico Bottarelli di Bolsena Yachting. Grazie Gio. Bolsena Yachting, Federico, per la prima volta a Branzino The Challenge. Sì, siamo per la prima volta sponsor del Branzino The Challenge, una cosa che ci rende molto orgogliosi. È sicuramente la gara di kayak fishing più importante d'Italia e questo ci fa veramente molto onore. Senti, ma solo come sponsor o gareggiate anche? Io gareggio anche perché non voglio perdermi questa occasione quest'anno, visto che sono qui, lascerò diciamo, del personale qui sullo stand insieme sabato e domenica, però io non mi perdo l'occasione, gareggerò. Senti, tanti kayak ho visto dei yachting, ma quali sono le caratteristiche principali di questi splendori? Perché sono veramente belli. Allora, noi siamo distributori del marchio Hobby che si contraddistingue diciamo, per questo sistema a pinnette. E sono kayak molto performanti diciamo, e dedicati proprio e studiati per diciamo, questo tipo di pesca. Oggi qui ho l'Hobby Lynx, che è l'ultimo nato, è il kayak con cui gareggerò. Ha questa forma molto piatta, molto slanciata così, leggerissimo, ha la retromarcia, ha questo pad diciamo, che permette di pescare in piedi con una grandissima facilità e... Diciamo, io ne sono orgogliosissimo, però è come l'oste che dice che il vino è buono, insomma. Però spieghiamo che sono a pedali, quindi non sono a motore. Sì, hanno una propulsione a pedali, a pinnette per la precisione, un brevetto che la Hobby ha studiato nel 97 addirittura, e poi c'è stata tutta l'evoluzione, addirittura questo qui anche la retromarcia, e sono veramente macchine tecnologiche proprio per la pesca e facilitare l'azione di pesca con molta facilità e tranquillità, sono veramente molto performanti. Ma ci sono anche un'infinità di accessori, vogliamo magari elencarne qualcuno, più di qualcuno? Bah, se vogliamo vedere su questo qui esposto abbiamo gli accessori della Rail Plaza che permettono comunque di montare facilmente un ecoscandaglio, e un accessorio molto carino che io personalmente non posso fare a meno, l'H-Crate, che è questa cassa, diciamo, che si mette a poppa e ci permette di portare tutte le canne da pesca e tutti gli accessori dentro l'unica cassa, leggerissima e indispensabile. Bene, allora lascerai sicuramente qualcuno qui allo stand perché vedo che avete portato un'infinità di cose, e allora che vinca il migliore. Bene, vinca il migliore. E grazie a Stefano, a Federico, scusate, Bottarelli, ottimi prodotti, Bolsena Yachting, certo. Abbiamo visto, Dina, ottimi prodotti. Allora, vediamo un po', siamo... Sì, abbiamo delle immagini dalla laguna che presto andranno in onda, la gara sta continuando, le condizioni del vento non sono più cambiate, Dina, è sempre questo scirocco costante e quindi ha dato pesci, anche dopo che era appunto salito, quindi non solo un po'... Non era proprio una calma piatta stamattina, c'era già una leggera brezza di scirocco. No, è iniziato già che era sventolino, a dire la verità, e non era nemmeno molto, diciamo, un bel albeggio, un bel sole, ma con qualche nuvola che, sai che le spigole e il branzino abbocca di più se è nuvoloso e se è piovigginoso. Cambi di luce, di atmosfera. Sono un pochino più refrattari con il sole, quindi il fatto che non sia proprio così limpido, ma che comunque sia una bella giornata di sole, va bene lo stesso. Voglio dire, lì in laguna oggi staranno arrostendo, anche se sono mitigati dal vento, perché comunque il sole è molto caldo, al sole fa caldo, il vento stempera, ma saranno belli, come si dice, belli stanchini quando torneranno indietro. Ricordiamo che il termine ultimo per la gara è fissato per le 15, quindi l'ultima cattura deve arrivare fotografata entro le 15 al nostro desk, dopodiché quelle dalle 15.01 non saranno più considerate e i nostri kayak, i kayakeros, hanno tempo 30 minuti per ritornare nuovamente all'aleggio. Tutto il tempo che impiegheranno oltre le 15.30 costituirà penalità, per cui si dovranno sbrigare a tornare se non vogliono, diciamo, modificare ulteriormente la classifica, che già mi pare che sta ruotando velocissimamente verso i cambiamenti. Perché vedo al desk che le catture continuano ad arrivare, adesso le nostre telecamere per ora non sono, ecco, adesso Cesare l'ha messa in diretta, vediamo che stanno seguendo dei concorrenti, ma non mi sembra non che è che si può avere sempre la fortuna di stare lì a beccare uno che prende, dai, su, voglio dire. Poi ricordiamo, i concorrenti sono 115 ragazzi, sono tanti, sono tanti anche da seguire. Io mi auguro una cosa per tutti veramente, che quelli che ieri non sono riusciti a prendere nulla, e che sono pochi fortunatamente, oggi almeno la soddisfazione di una pescata ce l'abbiano, ecco, sostanzialmente quello di vederli tutti, come si dice, allo scappotto, no? Insomma, anche con un piccolo pesciotto, ma di vedere, ecco, ciao, guarda, ciao, la tecnica del pescare in piedi. Eccola sul kayak, questo è bello, hai visto, aveva anche il roll bar per la sicurezza, per non andare in avanti, ecco. Questa tecnica è molto utile perché devi sapere che una delle sofferenze maggiori di chi è in kayak sono i crampi, perché ad un certo punto, a furia di stare più o meno stabili in quella posizione, arrivano i crampi. Avere la possibilità di alzarsi in piedi dà una motorietà diversa. Assolutamente sì. Continuo a vedere immagini dalla laguna, le nostre barche si stanno spostando, ecco qua, si stanno spostando alla ricerca, vediamo se c'è qualcuno che sta catturando. Eh beh, si sono sparpagliati molto bene, si sono sparpagliati, stanno occupando tutto il campo gara. Perché ovviamente loro non si danno fastidio l'uno con l'altro, no? E quindi sono, in particolar modo chi gioca anche in team, affrontano due sezioni del campo di gara diverse proprio per avere maggiore possibilità. e quindi sfruttano quello che il fondale può dare. Poi ho detto, sono veramente molto abili, perché ci sono dei grandi professionisti fra i nostri concorrenti che sanno effettivamente leggere le increspature, perché oltre all'increspatura del vento riescono a determinare dove va a posarsi il pesce, quindi sono aiutati alcuni da degli scandagli, non so se sono ammessi, però ecco, lo scandaglio dà più o meno delle indicazioni, ma per l'appunto più o meno, per cui o sei bravo a leggerle o altrimenti potrebbe essere controproducente. Certo, assolutamente sì. Ecco, vediamo un po' di azioni, qua abbiamo un pesce, probabilmente no, anzi sì, abbiamo un pesce, un pesce mano si chiama questo? No, nel guadino, giusto? Sì, sta slamando. Vediamo un po' una cattura, quindi operazione, slamare il pesce sempre con molta cura, ricordiamolo ancora una volta, l'abbiamo ripetuto miliardi di volte, è totalmente catch and release, Branzino The Challenge, quindi il pesce va misurato e poi rilasciato, e anche queste operazioni qui, levare l'ancoretta o l'amo dalla bocca del pesce, vanno fatte in sicurezza, ma mi sa che qua più che pesce aveva attaccato l'artificiale al guadino, ecco. Noi vediamo in piccolo se ci aiutano un po' dalla regia, va bene, però ho spiegato lo stesso che bisogna avere cura a slamare. E poi voglio dire, vuoi lavorare di fantasia come funziona, no? Decisamente meglio. Senti Dina, ricordiamo oggi, una cosa importante per quanto riguarda oggi pomeriggio. Allora, la gara si chiude ufficialmente alle 15, noi abbiamo la classifica in tempo reale, ricordiamo che premiamo i primi 20 in classifica e poi i primi 3 della gara individuale, i primi 3 della gara in team e il Big Fish. Le premiazioni, tutta la fase delle premiazioni inizierà intorno alle 16, alle 16:30 avremo sul podio i vincitori, per cui io vi prego di, saremo in diretta ovviamente, certo. Saremo in diretta streaming, questa è la novità di quest'anno, vi prego di condividere le nostre dirette, di condividere i nostri filmati e soprattutto di essere con noi alla premiazione, perché veramente ne vedremo delle belle. Ricordiamo che lo scorso anno il trofeo se n'è andato in Francia, quest'anno se continua così se ne andrà alle Isole Canarie, mi sa. E noi speriamo di recuperare qualcosa anche in Italia, lo so, incrociamo tutte le dita, anche quelle dei piedi, proprio per campanilismo puro, però staremo a vedere che vinca davvero il migliore, perché non c'è cosa più bella che vedere la soddisfazione sul volto di chi sale sul palco per la premiazione, anche il 20° che viene a prendersi una bustina di gadget con il... Ricordiamo che poi il Montepremi è interessante, perché è un Montepremi che supera i 17.000 euro e che quindi anche l'ultimo degli arrivati si porta a casa più di 100 euro di premio, quindi voglio dire, pensate gente, pensate. Assolutamente. Beh, ricordiamo anche i premi in denaro dei primi 3 classificati a partire da 3.000, 2.000 e 1.000 euro. Più tutta l'attrezzatura, il primo porta a casa anche un kayak. E poi abbiamo il quarto che ce ne ha 500, il quinto che ce ne ha 300, il sesto che ne ha 100, quindi insomma non è proprio poco, assolutamente, ragazzi. Ricordiamo che sono tutti elencati nella sezione dei premi sul sito di Branzino The Challenge, quindi potete andarli a vedere. Guardiamo ancora un attimino le immagini dalla laguna, niente, nulla di fatto per ora. La classifica non si sblocca né per quanto riguarda i singoli né per quanto riguarda i team. Noi con il vento in poppa potremmo quasi praticamente lasciare i nostri amici alla diretta di oggi pomeriggio alle 16:30 più o meno, in modo che avremo sul palco i vincitori di questa quarta edizione, che è nata sotto una buona stella, che era la stella della speranza, sotto tutti i buoni auspici che erano quelli dell'ansia di ricominciare praticamente come se fosse la numero 0 di una edizione, e quindi noi ci auguriamo che questo sia il preludio di un'altra edizione, della quinta, quindi di festeggiare il primo lustro con un anno di ritardo, ma con tutto quello che ci eravamo prefissi di fare negli anni passati, che negli ultimi 2 anni ovviamente siamo stati un po' castrati. Assolutamente sì. Va bene Dina, allora io ti ringrazio. per essere stata qui con me questa mattina. Ci sentiamo e ci vediamo oggi, quindi intorno alle 16:30 hai detto, per la premiazione, per la parte finale. Adesso i concorrenti hanno ancora 3 ore di gara, vedremo cosa succede. Restate aggiornati sulla pagina Facebook di Branzino The Challenger, dove c'è anche un link con la classifica in uno dei post. Adesso magari lo riposteremo così sta in alto e tutti possono vederlo. Guardate, vi aspettiamo qua a 16:30. Ok, ciao a oggi. The NRS Chinook, with its safety and design, allows me to fish without worry and comfortably throughout the entire day.